Per la gioia dei nostalgici, è tornato Chi vuole essere milionario con la conduzione di Gerry Scotti su Canale 5, dopo 7 anni di assenza. Il quiz dove bisogna rispondere ad una serie di domande avendo 4 opzioni da dare come risposta. Il gioco ha presentato qualche variazione rispetto alle vecchie edizioni. Innanzitutto, gli aiuti sono 4 e non più 3. Tra le novità abbiamo il Chiedilo a Gerry, dove il concorrente può chiedere un suggerimento al conduttore. E apostrofo stata tolta. Inoltre, la telefonata a casa, in quanto al giorno d'oggi è molto veloce fare una ricerca su Google tramite uno smartphone e trovare la risposta giusta alla domanda. A prendere il suo posto, c'è l'aiuto di un amico esperto, presente in studio e che aiuta il concorrente quando viene chiamato in causa. Fedelmente alle edizioni passate, ciascun aiuto può essere utilizzato dal concorrente solo una volta. Manca il dito più veloce, che selezionava i concorrenti che dovevano gareggiare ad inizio trasmissione, anche se tale fase del gioco già era assente nelle ultime edizioni. Nella prima puntata del ritorno, abbiamo assistito alle performance di 2 concorrenti, entrambi giovani ed ingegneri. Buoni ascolti per la prima puntata e il ritorno di Chi vuole essere milionario ha vinto, nettamente, la serata di venerdì 8 dicembre 2018, permettendo a Canale 5 di tornare a fare buoni ascolti, video virgola, in una giornata difficile, dove neanche Paolo Bonolis con Scherzi a parte è riuscito a brillare. Chi vuole essere milionario ha conquistato ben 3.984.000 spettatori ed il 19,4% di share. Certo è che siamo solo alla prima di 4 puntate e la settimana prossima il game show avrà la concorrenza dello spettacolo di Carlo Conti e un Natale d'oro Zecchino. Il programma condotto da Gerry Scotti, però, ha ricevuto moltissimi apprezzamenti sui social. Silvia si firma e vince 70.000 euro. Silvia Sacchetti, 23 anni e futura ingegnere aerospaziale, è stata la prima concorrente di questo ritorno in prima TV di Chi vuole essere milionario. La concorrente, residente a Ravenna, dopo un inizio un po' difficile, è riuscita a rispondere correttamente a tutte le domande fino a quella riguardante il vincitore degli Oscar 1986. Così, Silvia ha deciso di fermarsi ed accontentarsi di 70.000 euro, scelta giusta in quanto aveva optato per la risposta sbagliata, l'esatta era la mia Africa. Dopodiché, è arrivato il turno di Mauro Notarnicola, ingegnere ambientale proveniente da Bari. Il concorrente, dopo aver utilizzato 3 aiuti, è giunto fino al traguardo dei 20.000 euro. Dopo di ciò, la puntata è finita con tanto di suono della storica sirena con Gerry che ha dato appuntamento alla prossima puntata, in onda venerdì 14 dicembre, in prima serata, su Canale 5.